Ti è mai capitato magari di ragionare, di chiacchierare con Marcello Mastroianni di un film da fare, insomma, lui che poi è, diciamo così, nella filmografia non realizzata, nella tua filmografia non realizzata? Ma qualche volta ho... sì, però non su cose perché non si sono fatte. Sì. Cose che non si sono fatte. Ma c'è un progetto, un'idea? No, che non, poi... non, no. Non un progetto preciso, però era un attore che all'occorrenza sarei corsa ancora perché era troppo intelligente, troppo accogliente, non, cioè, capiva. Marcello era una persona molto intelligente, molto intelligente. Molto sveglio, molto sensibile. Io poi montavo con suo fratello Ruggero, che era un po' più giovane, così, ed era un montatore bravissimo. Dopo che avevo perso Pimarcani, che era un altro, era un veneziano, era bravissimo, e era morto, e poi ho preso Ruggero. No, non avevo un film preciso su di lui, eccetera, però era un attore che all'occorrenza avrei ripreso molto volentieri, perché mi piaceva vederlo al cinema, quindi anche lavorarci, una persona serena, serenante, una persona distensiva. Io poi devo dire la verità, la categoria degli attori è che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, una categoria di persone veramente... la maggior parte piuttosto intelligenti, spesso anche molto buoni, quindi non so, poi forse magari a qualcuno è capitato il caso dell'attore non antipatico, a me non mi è mai capitato, persino Malkovich, che quando l'ho visto così, eccetera, quando abbiamo pensato a lui, che era giusto per fare Ripley, il gioco di Ripley, eccetera, che ci prova a fare lo snob, ecco, però si capisce, insomma, proprio, si capisce che ci prova, capito? E allora poi, dopo, Walter mi dice, ma dai, mi ricordo che si trovava, sono andato a fare una prova dei costumi a Parigi, era una sala, un albergo, una stanza in un albergo, e c'era provato a dire qualcosa così, non mi ricordo più che cosa gli ho detto, un po' ridendo, dopodiché questa sua parte mi do delle arie, perché ho capito che è inutile di dare delle arie, perché proprio... hai detto una cosa che non c'entra niente. E allora, poi dopo la cosa si è sciolta, eccetera, bravissimo attore, anche Marco dice, bravissimo, ma strabravo, strabravo. Un altro genere, non è il genere di Mastroianni, perché è il tipo che teme che gli dicono che non è bravo. Ecco, forse lo temeva, immagino, perché tutti siamo sempre deboli, eccetera, sempre paura di sbagliare, soprattutto nei film, insomma, nelle cose, non si può tornare indietro a cancellare, ma però con distensione, con una specie, cioè noi, questa è una forza italica, lo dice, ma faremo meglio la prossima volta, ecco, invece lì c'è il personaggio protestante, eccetera, che si incavola. Ma spesso pensa di incavolarsi con gli altri, non con se stesso. E quindi c'è questo pelo di diversità, però in genere le persone che fanno gli attori devono dotarsi di grande pazienza, perché ci sono tanti problemi nei film, se non è questo e quello, eccetera. Però se tutti ci mettono un po' di sollievo, tutto si risolve sempre.